Dolore e rabbia nella comunità salernitana di Giffoni Valle Piana per la morte del 43enne Lucio Truono, deceduto in casa sua a Londra affetto da Covid-19. A confermarlo il tampone post-mortem e l'autopsia sulla salma del giovane che si era recato in ospedale con tutti i sintomi del coronavirus, ma era stato dimesso dopo poche ore. Familiari e amici vogliono ora giustizia. Truono era stato collaboratore di Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, che ha scritto al ministro degli esteri Luigi Di Maio chiedendo di fare luce su quanto accaduto. Quando è stato portato in ospedale, lui aveva già febbre altissima, tosse e difficoltà respiratorie. Sembra che nell'ospedale sia stato soltanto 2-3 ore e poi i sanitari lo hanno rispedito a casa con due pillole dicendo stai a casa perché si risolverà. Lucio, dopo 2 giorni che è stato a casa, lo hanno trovato morto. Per me questo è un crimine assoluto, un crimine. Lucio era un ragazzo splendido. Ho chiesto subito al ministro Luigi Di Maio di intervenire, di chiamare l'ambasciata, di fare tutto il possibile per sapere che cosa veramente fosse accaduto lì. Alla luce di quello che abbiamo saputo, fatta l'autopsia, è morto di coronavirus. Immaginare che vai in un ospedale in piena crisi di coronavirus e sappiamo a Londra tutto quello che è successo, e rimandarlo a casa in questo modo, ancora una volta lo ribadisco, per me è stato un crimine.